Anche quest'anno il 1° maggio non ci vedrà nelle piazze, non vedrà le lavoratrici, i lavoratori di CGIL, CISL, UIL e i cittadini insieme a noi per festeggiare la festa del lavoro e delle lavoratrici. Naturalmente sappiamo perché e la prudenza ci deve guidare assolutamente sempre. Noi siamo molto rispettosi delle regole e della salute delle persone e quindi anche quest'anno abbiamo realizzato un filmato. Un filmato che in qualche modo un po' vuole essere anche l'emblema dell'ultimo anno, dove ci siamo visti, prevalentemente attraverso uno schermo di computer o di telefonino, eccetera. Questo ha portato naturalmente un grande vuoto nelle nostre relazioni interpersonali, queste chiaro e anche professionali, però in qualche modo pensiamo se non avessimo avuto questi strumenti e in più. Magari erano strumenti che usavano prevalentemente delle generazioni, ovviamente, che noi chiamiamo nativi digitali o comunque molto più giovani. E invece anche un settore di persone adulte, anche anziane, che anzi rifiutava queste modalità, insomma, si è dovuta adattare. E quindi questo filmato in parte comincia anche con questo, no? Che cos'è stato quest'ultimo anno? Qual è l'emblema? Noi che siamo in piattaforma virtuale che ci parliamo a distanza, però anche nelle distanze c'è sempre una vicinanza. I valori, gli ideali, la giustizia sociale, i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e le pensionate. Quindi attraverso questo filmato che verrà trasmesso e ringraziamo tutte e diciamo le emittenti locali, TVRE TV, TRG, RVT, anche la radio. ATV Report naturalmente e il canale YouTube del Comune di Città di Castello, per il quale ringraziamo in particolare il sindaco Luciano Bacchetta che è sempre stato sensibile per questa festa dei lavoratori e delle lavoratrici, e naturalmente sui social, la CGIL Alto Tevere, la CISL regionale, la UIL regionale e quindi alle 10:30 del 1° maggio non saremo nelle piazze naturalmente, ma potete seguirci in tutti questi canali televisivi, streaming, YouTube, Facebook e più tardi alle 12:45 ci sarà la diretta nazionale con le televisioni nazionali perché i tre segretari nazionali hanno scelto dei punti in cui parlare. A Terni, davanti alle acciaierie ThyssenKrupp, ci sarà il segretario generale della CGIL che parlerà a nome di tutte e tre le confederazioni davanti alle acciaierie di Terni. Quindi un buon 1° maggio a tutte e a tutti, viva le lavoratrici, viva i lavoratori, viva le pensionate, viva i pensionati, viva CGIL, CISL, UIL.